A tutti, ben trovati. Buonasera, buonasera a tutti e bentrovati su Focus 3.0. Ci ritroviamo dopo la pausa estiva e sono molto contento di essere qui, chiaramente. Io attendo il vostro arrivo. È sempre un grande onore, un grande piacere essere ospite su questo portale così importante, un portale di ricerca, di informazione, di contributi vari e ovviamente tutte tematiche che hanno a che fare con la medianità, la ricerca, il cammino spirituale, le medicine alternative. Vedo già qualche nome. Buonasera a tutti, bentrovati, è un po' che non ci troviamo. Il primo saluto chiaramente va ad Anna Tamburini, a Enrico per l'ospitalità su questa pagina importante. E per me appunto è sicuramente un grande onore essere qui. Proseguiamo un po' con il nostro viaggio, sapete, abbiamo iniziato, questa è la terza puntata della rubrica Cose dell'altro mondo che col piacere di condurre, percorsi di medianità e spiritualità appunto su Focus 3.0. E continuiamo il nostro viaggio, un viaggio di conoscenza, di esplorazione, dove ci teniamo per mano e cerchiamo di imparare tutti insieme qualcosa. Io, come dire, ho dato la mia disposizione, la mia disponibilità per, come dire, contribuire a questa pagina così importante con tutto quello che nel mio percorso di medium, di ricercatore, di counselor ho imparato in questi anni di ricerca. E quindi un po' l'obiettivo è proprio quello di condividere con tutti voi queste piccole grandi verità che rimangono ovviamente di natura soggettiva, ma che possono sicuramente diventare degli spunti di riflessione, delle occasioni per approfondimento per ciascuno di voi. Vedo tanti nomi collegati, mi fa molto piacere. E come dicevo, questa è la terza puntata di questa rubrica. Cose dell'altro mondo, che è un titolo molto suggestivo, devo ringraziare Anna per questo suggerimento. E stiamo facendo un viaggio esattamente come si fa in un percorso di medianità e di esplorazione del sé, un viaggio che passa attraverso le varie tappe per capire un po' questo argomento così affascinante che è appunto la medianità, che è il contatto con gli altri mondi, con le dimensioni sottili. Ed è un viaggio che non solo ovviamente, come dire, ci mette sui sentieri spirituali di conoscenza, sentieri di approfondimento dal punto di vista proprio così della fede, ma è anche un sentiero che corre parallelo a dei binari più scientifici, più strutturati, perché è un po' quello che personalmente ho un po', come dire, dovuto fare all'inizio della mia ricerca. Come molti di voi, sono partito da una base molto scettica, una mente molto forte. Come spesso dico nei seminari, i maschietti poi tendenzialmente sono un po' più razionali, un po' più logici, quindi per noi è un po' più difficile, come dire, interagire, iniziare, i primi passi, i primi approcci nel mondo della medianità. E proprio per questo, nel mio caso, è venuto a soccorso la scienza che oggi ci aiuta, ci insegna, ci supporta dando prove, confermando in maniera molto chiara ciò che spesso ritroviamo in antichi libri, antichi testi sacri. E questo per me, quando ho iniziato la ricerca, è stato un grande, come dire, una grande consolazione, un grande supporto, perché ho potuto colmare un po' quell'aspetto che a me mancava, cioè la fede cieca. Oggi, come si suol dire, più che credere, noi dobbiamo approfondire, dobbiamo ricercare. Quindi siete tutti invitati, chiaramente, grazie anche a internet o alla grande letteratura che ormai esiste su questi argomenti, siete tutti invitati ad approfondire, a ricercare, in fondo a costruire la vostra individuale verità. Perché non ci sarà mai nessuno che può in qualche maniera sostituire quello che è il vostro sentire. Il sentire di tutti è corretto e giusto. Tutti noi siamo qui su questa pagina per offrire spunti di riflessione, per offrire le nostre testimonianze, per, come dire, condividere le nostre esperienze, però
ma alla fine, e sono sicuro che anche Anna ed Enrico la pensino come me, ciascuno di voi dovrà trovare la propria e unica verità. Buonasera a tutte le persone che si stanno collegando, è un grande piacere vedervi e come al solito cerchiamo di strutturare come segue il nostro incontro, faremo una prima parte teorica, dove vi racconterò un po' di cose. Oggi è la terza puntata di questa rubrica, le precedenti le trovate sul canale YouTube di Focus 3.0, quindi se avete perso le prime due potete andarle a ritrovare, così come trovate tutte le relazioni degli altri, come dire, delle altre voci di Focus 3.0. E quindi appunto la prima parte sarà teorica sull'argomento di oggi, che è proprio il percepire l'energia, ma in un fatto concreto, cioè andremo a lavorare, a spiegare che cos'è una lettura psichica e tra poco ne parleremo. Lasceremo poi uno spazio alle vostre domande, che vi chiedo veramente sin da ora di circoscriverle al tema della serata, perché altrimenti poi diventa un dibattito troppo infinito. E poi vedremo nell'ultima parte se c'è qualcuno dall'oltre che ha voglia di comunicare con noi, ok? Io come al solito lascio le porte aperte, lascio disponibile il mio sentire, se il mondo dell'oltre in qualità di trapassati o anche di guide, chissà, se qualcuno vorrà venire a parlarci, io sono ben disposto a offrire il mio contributo. Buonasera a tutti, vi saluto uno per uno con il cuore. Allora, l'argomento appunto di questa sera, come dire, prosegue, è un argomento che dà vita come dire, alla terza tappa che deriva e derivante dalle due precedenti. Le volte precedenti abbiamo parlato di energia, vi ricorderete il primo appuntamento Siamo Energia, e abbiamo raccontato un po', faccio un veloce ripasso per chi magari prima dell'estate non era collegato, non era qui con noi. Abbiamo visto che appunto siamo tutti composti da energia. Ce lo dice come dire, il sentiero spirituale sotto varie forme nel corso degli anni, dei secoli, delle varie filosofie, delle varie religioni, e ce lo dice oggi anche la scienza, ci racconta di biofotoni, vi ricorderete, emaniamo luce, e ce lo dice indubbiamente la fisica classica, ci sono delle apparecchiature che rilevano i campi elettromagnetici che circondano e compenetrano ogni essere vivente, quindi noi compresi. E poi la seconda parte, la seconda puntata di questa rubrica Cose dell'altro mondo, abbiamo visto come questa energia può essere percepita. Abbiamo fatto anche qualche esercizio, vi ricorderete, con le mani, cercando di sentire la sfera di energia, cercando di sentire l'energia tra le mani, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi il terzo percorso, nel frattempo ancora una volta saluto tutte le persone che si sono aggiunte al collegamento. Oggi parliamo di una cosa diversa, una cosa molto interessante, molto tipica, molto comune per chi studia la medianità o per chi va a farsi fare, come dire, un contatto, una lettura, appunto. Parliamo quindi di una particolare, come dire, frangia della medianità che si chiama la lettura psichica. La prima cosa da dire in merito alle letture psichiche è che non ha niente a che vedere con l'aspetto psicologico delle persone. La parola può trarvi in inganno, lettura psichica sembrerebbe qualcosa che ha a che fare appunto con la personalità, i comportamenti, gli automatismi di una persona. Non è quello, non è assolutamente quello. Questo termine psichica deriva semplicemente da una traduzione dall'inglese dove psychic vuol dire proprio le abilità extrasensoriali dell'essere vivente, dell'essere umano. Quindi nulla a che vedere con la parte psicologica o la parte, come dire, più introspettiva dell'essere vivente. Quindi lettura psichica significa semplicemente entrare nel campo energetico della persona che abbiamo davanti e cercare di cogliere delle informazioni che riguardano qualsiasi sfera che riguarda, come dire, questo essere vivente, questo essere umano nel nostro caso. Quindi lettura psichica avviene in maniera molto spontanea, ovviamente bisogna capire un po' come funziona e tra poco andremo a vedere anche il dettaglio, ma come dire, è uno strumento molto valido, molto potente nel mano del sensitivo e anche del medium, poi spieghiamo la differenza. È uno strumento che permette appunto di raccontare a più livelli,
ciò che avviene nel campo energetico della persona che sta davanti e non solo, ciò che avviene anche nel campo, come dire, delle emozioni, dei pensieri e addirittura nell'aspetto fisico, nel corpo fisico della persona. Come avviene tutto questo? Facendo un passo indietro, noi siamo energia, come appunto indicava il titolo della prima puntata, abbiamo visto che siamo veramente circondati, siamo compenetrati da questi campi elettromagnetici che ciascuno di noi emette. Allora immaginate quando il medium incontra una persona, vi faccio l'esempio con le mie mani, quando il medium incontra una persona e chiede appunto di fare una lettura psichica, i due campi elettromagnetici di queste due persone, quella del medium e quella del ricevente, vengono a contatto. Il medium, che ha una certa esperienza, una certa, come dire, abilità, una certa conoscenza, nient'altro fa che andare a percepire, andare a ricevere, andare a leggere, andare a sentire quelle che sono le informazioni circoscritte nel campo elettromagnetico dell'uomo. In altri luoghi del mondo tutto questo si chiama lettura dell'aura, ne avrete sentito parlare perché è una parola molto ormai diffusa anche dalle nostre parti. I campi aurici, quindi quelle vibrazioni, quelle emanazioni che circondano l'essere vivente, nel nostro caso l'essere umano, nel nostro mondo un po' più scientifico vengono chiamati campi elettromagnetici. Quindi il medium o il sensitivo, qual è la differenza? Molti di voi la sapranno, questa è una convenzione, è un po' come dire qualcosa che ci trasciniamo dietro dalle vecchie scuole, dai vecchi concetti di medianità. Ma giusto per, come dire, essere non tacciato di negare ciò che è stato studiato fino ad oggi, ripropongo anche io questo modello di visione. Si dice che il sensitivo sia quella persona che attraverso le proprie capacità, le proprie sensibilità, riesca a leggere il campo elettromagnetico, quindi l'aura dell'altra persona. Quindi si dice essere un contatto orizzontale, perché se il medium, ecco qua che mi rimetto con le mani, legge l'energia di una persona che ha davanti, quindi una persona vivente, vivente in questa dimensione, ecco che il contatto è orizzontale. E allora queste sono tutte convenzioni, sono anche modi di dire che usiamo per comprendere un po' di più la materia che è molto complessa. Allora il contatto orizzontale è quello che può fare un sensitivo, quindi una persona che legge l'energia di una persona vivente che ha davanti. Può essere anche, per esempio, un animale, può essere anche una pianta, intendiamoci, un oggetto, una persona, un essere vivente in questa dimensione. Cosa diversa invece è il medium, perché per convenzione, prendetela con le pinze, ma a volte le convenzioni e le parole e le definizioni ci aiutano a capire meglio dei concetti che sono molto complessi. Il medium invece che cosa fa? Si dice fare un contatto verticale. Verticale perché semplicemente va a contattare i mondi superiori. Quindi le vibrazioni che va a percepire sono differenti rispetto al sensitivo. Il sensitivo lavora in termini orizzontali, quindi persona vivente sensitivo, e il medium, persona vivente intesa appunto come medium, e persona nell'altro mondo, come dire, qualcuno che sta nell'oltre. Quindi sarà un contatto verticale. Quando andremo avanti con il nostro percorso, perché questa rubrica prevede un incontro ogni mese, quindi poi man mano insomma, rimarremo aggiornati e vi dirò l'appuntamento di ottobre, di novembre, eccetera, man mano che procederemo nel nostro percorso ci accorgeremo che questo contatto si definisce verticale, quindi nella medianità e il contatto con i mondi superiori, ma come dire, è veramente qua un gioco di parole, perché il mondo dell'oltre ci insegna che non esiste un sopra, un sotto, un oltre, ma esistono le dimensioni che sono compenetrate, che sono, come dire, veramente fuse l'una con l'altra, quindi non è molto distante il mondo dei nostri cari trapassati. Quindi per tornare a noi, il sensitivo fa un lavoro appunto di contatto, di lettura con una persona vivente in questa dimensione, il medium fa un lavoro di lettura, di contatto con un'entità, con una creatura che si trova invece nei mondi superiori. Spero, come dire, che questa convenzione che viene adottata ormai da decenni vi sia chiara perché ci serve per capire poi più avanti alcuni passaggi nella medianità. Oggi parliamo allora della lettura psichica, quel contatto orizzontale che il sensitivo barra medium può fare su una persona, su un essere vivente in questa dimensione. Ok? Come avviene tutto questo? Allora, dal punto di vista tecnico, come dire, sembrerebbe tutto molto semplice, perché
Immaginatevi, ciascuno di voi può farlo, immaginatevi dentro una sorta di guscio di energia, che sono appunto i campi elettromagnetici assolutamente misurabili. Immaginate di incontrare una persona, magari avete qualcuno di fianco a voi, immaginate il guscio elettromagnetico di quella persona, il guscio energetico, e di conseguenza immaginate che questi due gusci, il vostro e quello di questa persona, si incontrino. Un po' come quando due cani si incontrano e iniziano ad annusarsi per capire alcune informazioni e loro usano l'olfatto. Ecco, noi possiamo fare la stessa cosa con persone che non conosciamo, percependo la loro energia. Se fate mente locale, è qualcosa che già, come dire, ci accade in automatico. Come dire, tra di voi, chi può dire di non aver mai sperimentato la situazione in cui si incontra una persona per la prima volta e si dice a pelle, a simpatia, di primo impatto, a sangue freddo, questa persona mi piace oppure non mi piace? Non vi è mai capitato, sono più che certo che a ciascuno di voi sia capitato questo. Magari non, come dire, non conoscete la persona, magari nessuno vi ha raccontato nulla, ma avete già delle informazioni. Semplicemente potete dire sì, mi sento a mio agio, mi piace. Magari vi mettete anche a raccontare cose che mai avreste raccontato ad una persona sconosciuta. Che cosa è accaduto? I vostri campi elettromagnetici, i vostri campi aurici si sono toccati e di conseguenza hanno stabilito già un certo tipo di codice, un certo tipo di trasmissione di informazioni. Guardate, tutto questo ha molto a che fare anche con un detto popolare che dice l'abito non fa il monaco, ovvero spesso e volentieri incontriamo persone che dal punto di vista estetico potrebbero risultare rassicuranti, accoglienti, non giudicanti, come dire, benevole nei nostri confronti. Eppure, nonostante l'abito, appunto, nonostante le apparenze, al contrario qualcosa in noi ci dice attenzione. Non fidarti, non raccontare, rimani vago, oppure vai via il prima possibile. Vi è mai capitato? Io credo di sì. Oppure, viceversa, la situazione contraria, incontrate qualcuno che dal punto di vista estetico, per il look che ha, per i vestiti, per il fatto che magari è trasandata, qualsiasi cosa, è una persona che, come dire, sulla carta non dovrebbe piacervi, non dovrebbe fornirvi fiducia, restituirvi appunto un po' di tranquillità e al contrario invece, nonostante le apparenze, il vostro cuore si apre, vi ritrovate in una situazione molto molto di apertura, di fiducia. Io sto leggendo i vostri commenti e appunto state scrivendo tante volte, sì, mi è capitato, eccetera, eccetera. È molto comune. Quindi, come vedete, come abbiamo detto fin dall'inizio del nostro percorso assieme, di questa rubrica, ciascuno di noi può lavorare con l'energia, nessuno si sente escluso. Certo, è un percorso di studio, di ricerca, di destrutturazione, bisogna, come dire, vedere le cose da un altro punto di vista, ma ciascuno di noi può arrivare a percepire i mondi sottili. Indubbiamente poi ci sono dei percorsi predestinati, indubbiamente ci sono delle devozioni, ci sono delle missioni di vita che sono diverse. Ma sicuramente dal punto di vista delle facoltà, dal punto di vista, come dire, del potenziale, ciascuno di noi può essere medium, può essere sensitivo. Questo è il mio personale punto di vista che continuerò a sostenere nonostante negli ambienti canonici, convenzionali si dica un po' il contrario, che non tutti possono essere medium, tutti possono essere sensitivi e via dicendo. Io, insomma, mi batto sempre per le mie idee, al di là che poi possa essere la verità per tutti o meno. Quindi, tornando a questo, fate mente locale. Se vi è capitato, come sto leggendo, questa situazione, se vi è capitata questa situazione in cui avete incontrato qualcuno e già avete avuto delle sensazioni, ecco che senza volerlo avete dato vita ad una lettura psichica. Quindi avete letto il campo elettromagnetico, l'aura della persona che avete davanti e ne avete tratto delle informazioni. Tutto questo è capitato, visto che sto leggendo appunto dei commenti, magari in maniera spontanea, in maniera inconsapevole. C'è stata una vocina, ci sono state delle suggestioni che vi hanno portato a trarre le vostre conclusioni sulla persona che avevate davanti. È lo stesso meccanismo, l'unica differenza è che quando lo fa il medium o il sensitivo, come dire, scatta la volontà di farlo. Quindi si è presenti, si è consapevoli deliberatamente e si decide di fare una lettura. Fate
Quindi non è qualcosa che capita così all'improvviso, ma come dire, è qualcosa che scelgo di fare. Per poterlo fare ci vuole, come dire, ci vuole presenza, ci vuole molta esperienza e ci vuole soprattutto tanto allenamento. Come avviene una lettura psichica, che abbiamo detto essere quello spazio in cui possiamo leggere l'energia di un essere vivente in questa dimensione. Quindi io mi siedo a bere un caffè con un mio amico, posso iniziare a raccontare tante cose di questo mio amico. Come avviene? Avviene attraverso varie forme, perché l'energia, il linguaggio, la lingua dell'energia, veramente è molteplice, è multidimensionale, è multicolore. Io posso, per esempio, attraverso la ghiandola pineale, ne abbiamo parlato l'altra volta, l'epifisi, quindi questo piccolo strumento che ci permette di lavorare con l'intuito, con la percezione visiva, posso avere delle suggestioni appunto visive. E allora guardo, per esempio, il mio amico e magari attorno a lui o da lui posso ricevere l'immagine, non so, di un paesaggio piuttosto che di un ambiente, di casa sua, dove vive, che tipo di lavoro fa, che famiglia può avere, se ama la pizza piuttosto che i barboncini, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ricevo delle immagini, ok? Oppure semplicemente, vedremo più avanti poi tutto il lavoro sui sensi psichici e sensi fisici, quello che può capitare è che in un certo qual modo arrivo ad avere delle percezioni senza vederle, semplicemente ricevo delle informazioni che mi salgono dentro senza particolare, come dire, forma visiva o forma uditiva. La chiaropercezione, quindi percepisco appunto delle informazioni senza sapere, quindi in chiaro senso, so questa cosa, non chiedermi come faccio a saperlo. Oppure un'altra forma molto 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 diffusa è quella di sentire sul proprio corpo ciò che l'altra persona magari sta manifestando nel suo corpo. È molto comune questa cosa, molto spesso durante una lettura psichica succede che magari voi avvertite un male alla spalla, alla vostra spalla, e consapevoli del fatto che voi non avete problemi a quella spalla, potreste chiedere alla persona davanti a voi: ma succede questo? Hai un problema alla spalla sinistra? C'è questa corrispondenza? E da lì, a poco, a poco, a poco, a poco, quello che succede è che inizierete a fidarvi delle vostre percezioni. Ok? Quindi tutto il percorso che si fa nell'ambito dello studio della medianità e chiaramente nello studio della sensitività, quello che, come dire, viene fatto è semplicemente il lavoro su di sé. A me piace chiamarlo la mappatura, cioè ciascuno di noi lavora sulla propria percezione, sui propri sensi e inizia piano piano a capire come lavora da solo, come lavora, come dire, a livello individuale. Non si può trasferire una tecnica, un metodo. Sarebbe bello dire: ragazzi, c'è un protocollo, utilizziamo questo metodo e tutti siamo in grado di farlo. Non è così. Quello che viene fatto nel corso dello studio della medianità, che è complesso, impegnativo e infinito, ovviamente, è semplicemente mettersi in diretto contatto con le proprie capacità, con il proprio sentire, che è diverso per ciascuno di noi. Quindi questo da un lato ci può rincuorare, perché se qualcuno che conoscete è molto bravo a magari a vedere immagini o a percepire in chiarudienza delle voci, non è detto che capiti a voi, quindi ci rincuora il fatto che siamo tutti diversi. E non solo, la medianità evolve nel corso del tempo. Per esempio a me è capitato, sta capitando, ma dopo anni di contatti, sarà un paio d'anni che inizio a capire, a sentire come funziona la questione dei nomi dei trapassati. E allora, una volta che mi è capitato, ho provato a rimettermi, come dire, così alla ricerca su me stesso, ho detto: ok, com'è accaduta questa cosa? Prova a rifarlo, prova a rifarlo, prova a rifarlo. Adesso, quando sento che qualcuno bisbiglia, so che cosa devo fare. So come indirizzarmi con il mio cervello, so come puntare l'orecchio, presto attenzione alle frequenze, eccetera, eccetera. Come dire, è veramente una questione molto soggettiva. Per cui, questo per dirvi che la medianità cambia, non si può partire pensando che nel giro di poco si possa vedere il mondo spirituale piuttosto che si possa sentire. Tutto avviene secondo il nostro massimo bene, secondo il nostro percorso evolutivo e anche, io direi, anche secondo la nostra missione di vita. Magari non è detto che in questo segmento che stiamo vivendo qui su questo pianeta Terra dobbiamo necessariamente accedere a certe consapevolezze o facoltà.
Sto leggendo qualche domanda e visto che sono pertinenti penso di poterle leggere, cioè di poterle condividere. È possibile che l'innamoramento sia la capacità di leggere l'aura della persona che ci sta di fronte e di conseguenza si instaura una certa attrazione? Cara Vittoria, mi sembra un po' un accavallamento di cose. Indubbiamente quando nasce un sentimento, come dice la canzone della Nox, quando nasce un amore, indubbiamente c'è qualcosa che a livello superiore, a livello sottile, a livello animico, a livello spirituale, indubbiamente sono giochi e partite che si muovono, come dire, e nascono sui piani più alti. Dire che tutto questo abbia a che fare con la capacità di leggere l'aura della persona di cui si è innamorati, io francamente alzerei le mani. Quella è una capacità, come dire, che può essere messa in pista su qualsiasi persona, persino sul nostro peggior nemico, quindi non credo che abbia molto a che fare con la relazione con la persona con cui stiamo facendo il lavoro. Silvana mi chiede se i campi elettromagnetici di cui parliamo sono identici tra un essere in terra e un essere che è nell'oltre. Ovviamente no. Se magari hai modo di andare a vedere i primi due incontri, abbiamo parlato di questo, ovvero come dire, la differenza tendenzialmente che può essere fondamentale, fondante tra noi che siamo su questa dimensione e le altre creature che abbiamo attorno, come dire, nasce, prende come dire, verità proprio nella frequenza. O meglio, per dire in un'altra maniera, è evidente che noi ci muoviamo su questa dimensione e siamo dotati di una tale densità e di, come dire, di strumenti che ci permettono di interagire e di fare questa esperienza terrena. I nostri famosi sensi, fisici, la vista, l'udito, l'olfatto, il tatto, eccetera, eccetera, tutto ciò ci permette di relazionarci in questa dimensione. Il nostro corpo fisico, la densità del nostro corpo fisico ci permette anche di, come dire, restare e, come dire, essere soggetti al paradigma spazio-temporale. Avendo una densità, avendo una massa, avendo un peso, avendo una forma, possiamo muoverci nello spazio e indicare il tempo che occorre per muoverci in questo spazio. Dismesso il vestito appunto terreno, quindi andando a perdere la densità della materia, lo vedremo più avanti questo concetto quando parleremo un po' più proficuamente della medianità, quello che accade è che semplicemente le vibrazioni non possono che aumentare. È un po', se volete, quello che accade quando guardiamo gli spettri, per esempio, dei colori, delle frequenze dei colori o gli spettri delle onde sonore. Ci sono dei range, degli intervalli di valori che qui possiamo considerare e percepire. Tutto ciò che va oltre, per esempio, oltre l'ultravioletto, eccetera, eccetera, piuttosto che gli ultrasuoni, bla bla bla, tutto ciò che va oltre questo spazio che noi possiamo percepire, in qualche modo non è visibile o percettibile con i nostri strumenti, ma comunque è esistente. E così accade per le altre dimensioni. Non sono percettibili attraverso i nostri strumenti fisici, ma sono percettibili attraverso i nostri sensi psichici. Quindi possiamo percepire tutto ciò che è, tra virgolette, invisibile proprio grazie attraverso le nostre capacità extrasensoriali. Aspettate che cerco di capire come tornare su con i messaggi. Adesso un secondo, che devo capire qua un computer diverso. Beh, Laura, io vi chiedo gentilmente di fare delle domande pertinenti al tema che ha a che fare appunto con la percezione dell'energia delle persone o delle piante o degli animali, perché questa sera parliamo di lettura psichica. Sto leggendo questi commenti, ok, io intanto vado avanti. Ribadisco, siccome il tempo è poco, purtroppo, come dire, non riesco e non avrebbe senso rispondere alle domande che sono fuori tema. Rimaniamo nel tema, cioè che cosa avviene durante una lettura psichica? Tutto ciò, sto leggendo Anime Gemelle, abbiate pazienza, non è un tema della serata, magari ne parleremo in altre occasioni. Rimaniamo nel sentiero tracciato che è quello appunto della lettura psichica. Perché mi interessa questo? Perché stiamo facendo progressivo e di conseguenza dobbiamo costruire capitolo dopo capitolo. Che cosa possiamo leggere?
nel campo aurico, nell'aura di una persona, qualunque cosa. Se ci si allena con questo tipo di lettura, e ripeto, se ci si allena, non a caso ho usato questo verbo, è questione di pratica, è questione di costanza, è questione di allenamento, perché più ci si allena, più si fanno letture psichiche, come più avanti vedremo con la medianità, più si fanno contatti medianici, e più la nostra fiducia in ciò che percepiamo aumenta. Ricordiamoci, molto banalmente, come si legge da più parti, il vero nemico è la mente, il vero nemico è la sfiducia, il vero nemico è, come dire, il non credere a ciò che si sta percependo. Mentre tutti noi siamo delle antenne ricetrasmittenti molto potenti. Una volta che abbiamo, come dire, vinto come dire, il seme del dubbio o della sfiducia o dell'incapacità verso noi stessi, ecco che allora finalmente riusciamo a fare degli ottimi lavori. Tutto questo non avverrà attraverso la lettura di un libro, non avverrà attraverso, come dire, un commento che un medium, un giudizio che qualcuno magari un po' più esperto può fare su di voi, ma avverrà solo attraverso la vostra personale esperienza. Sarete voi, come è capitato a me e a tutti i miei, tra virgolette, colleghi, sarete voi a dover fare per esperienza diretta tutto il percorso. E solo da soli, scusate il gioco di parole, riuscirete ad abbattere tutto ciò che può essere dubbio, che può essere incertezza, che può essere sfiducia. Ve lo dico, come dire, senza troppi giri di parole, perché è così, è assolutamente così. E non perché io abbia la verità in tasca, ma perché ci sono passato chiaramente anch'io, semplicemente per questo. Ecco, sto leggendo cose tipo persone negative, non è il tema della serata. Ok. Si può fare una lettura psichica a distanza? Si può fare una lettura psichica a distanza, e grazie, Chiara, per questa domanda, perché come dire, mi dai l'assistment, mi dai l'appoggio per andare al capitolo 2 di questo incontro. Cioè, una volta che abbiamo capito com'è una lettura psichica e come si fa una lettura psichica, possiamo aggiungere il secondo pezzettino, che ha a che fare con una cosa che si chiama psicometria. La psicometria, che nasce come termine in altri ambiti, siamo nell'ambito della ricerca psicologica, veniva utilizzata per studiare veramente i multilivelli della personalità, è stato poi un termine che è stato poi portato nel mondo della medianità e della ricerca psichica per spiegare un fenomeno molto interessante. Ci sono stati veramente diversi ricercatori che come dire, hanno dato vita a innumerevoli esperimenti su questo campo relativo alla psicometria, ovvero la psicometria è la lettura, per dirla in maniera molto semplice e molto comprensibile, dell'energia delle cose, dell'energia degli oggetti, dell'energia di tutto ciò di inanimato che ha avuto a che fare con evidentemente un essere vivente. È molto, come dire, diffusa. Ci sono moltissimi medium, per esempio, che durante un lavoro di contatto medianico si avvalgono, per esempio, dell'ausilio di una fotografia del nostro caro trapassato, piuttosto che vi possono chiedere un oggetto. È come dire, doveroso e anche come dire, pertinente in questo momento del percorso fare però una distinzione. Se abbiamo capito bene, se mi sono fatto spiegare bene, o meglio, se mi sono spiegato bene, un conto è la lettura psichica, un conto è un contatto medianico. È evidente che se io riesco a percepire, a leggere qualcosa attraverso un oggetto, attraverso una fotografia appartenuti appunto a qualcuno nell'oltre, non sto facendo un contatto medianico, come detto poc'anzi, verticale, ma sto continuando a fare un lavoro di contatto appunto dell'energia di un oggetto legato alla persona. Quindi sarà una lettura orizzontale. Quindi la psicometria, la lettura dell'energia degli oggetti, delle foto, degli ambienti, eccetera, eccetera. Non ha nulla a che vedere con un lavoro di contatto medianico, perché il medium che lavora in medianità non ha bisogno di nessun tipo di strumento, perché alzando le proprie vibrazioni, come vedremo appunto più avanti, riesce a mettersi in contatto con le dimensioni sottili e non necessita di nessun strumento pregno dell'energia del trapassato. Quindi,
Per rispondere a Chiara, sì, si può fare il contatto con una lettura psichica con una persona non presente perché utilizzo questo tipo di veicolo. Per esempio, posso collegarmi al nome, alla vibrazione del nome della persona che non è presente, ma attraverso questo collegamento posso andare appunto a leggere tutte le informazioni del suo campo elettromagnetico. O viceversa, potete fare questo lavoro anche attraverso una foto che magari potete inviarvi via WhatsApp, o attraverso un oggetto, perché in quell'oggetto appunto c'è tutta l'energia della persona che ha posseduto o che ha tenuto per vari anni l'oggetto stesso. Non so se è chiaro, vi chiedo scusa anche perché faccio un po' di movimento attorno a me, sto cercando di rimanere concentrato. Luciana dice, come si fa una lettura psichica? In che modo ci si allena? Beh, la cosa più semplice da fare, e sarebbe bello farlo, ma è evidente che in una circostanza come questa diventa difficile, semplicemente ci si può sedere di fronte, quindi trovate una persona, qualcuno con cui poter condividere questa esperienza, vi sedete di fronte l'uno, all'altro e in maniera del tutto naturale, come se fosse un flusso che arriva, cercate di raccontare tutto ciò che vi arriva da parte, di questa persona. Non preoccupatevi se non tutto quello che percepite è corretto, è assolutamente normale, fisiologico, come tutte le cose ci vuole un po' di allenamento. Che cosa potreste andare a dire? Appunto, come detto prima, potreste raccontare per esempio lo stato emotivo della persona. È un periodo in cui ti senti così, così, così. Piuttosto potreste raccontare, come dire, eventi o momenti, della vita di questa persona. Ma vedo una situazione di questo tipo, vedo una cena di Natale dove è accaduta questa cosa, piuttosto che vedo delle pareti gialle, ma a casa tua ci sono delle pareti gialle e via dicendo. Quindi andando a dare dei dettagli che hanno a che fare con la vita della persona. Il consiglio è indubbiamente partite, come dire, senza aspettative, in un atteggiamento ludico, giocoso, ma soprattutto mettendo in preventivo che buona parte delle percezioni non saranno corrette. Così vi togliete di dosso, come dire, la troppa responsabilità, la troppa serietà. Detto questo, più vi allenerete, più, come dire, otterrete dei sì dai vostri interlocutori e più la fiducia in voi stessi andrà a crescere. E questa è una condizione fondamentale per ciascuno di noi. L'unico allenamento che un medium può fare è quello di fare contatti, di lavorare con l'energia a più livelli. C'è un'energia nei nostri messaggi, quelli che vedi scorrere nella chat hanno un'energia? Ma certamente sì, ma io penso che non sia solo qualcosa che riguarda me, riguarda ciascuno di voi. Io potrei dirti, Chiara, se prendi un qualsiasi messaggio di chi sta scrivendo e se ti dovessi chiedere che cosa percepisci, sono certo che ti arriverebbe almeno un'informazione. Ripeto, se non avete mai fatto questi lavori, prendeteli veramente alla leggera, cioè che cosa vuol dire? Anche un'informazione che vi sembra banale, anche un'informazione che vi sembra dozzinale, ovvia, come dire, condividetela. Questo perché? Perché molto spesso è la prima sensazione che si ha di essere quella giusta, ma il nostro cervello, che come detto poc'anzi è il nemico numero uno, il sabotatore più grande, ci come dire, mette in una condizione di rifiuto, ci fa dire ma figurati, è troppo ovvio che sia così. E invece poi, una volta che andate a condividere l'informazione, vi accorgete che la persona vi dirà, eh sì, è proprio così, avevi ragione. A me spessissimo capita, vi sarà capitato anche a voi, di sentire persone che in questi lavori dicono una cosa che poi magari non è corretta e poi ti dicono in separata sede, ma sai, avevo visto anche quest'altra cosa, ma mi sembrava banale, non l'ho detta, e invece si scopre che quella seconda cosa, che è stata la primissima, in realtà era corretta. Qualcuno scrive che la psicometria è difficile, è sempre questione di allenamento, solo questione di allenamento. Con la psicometria, per esempio, io prendo un oggetto che ho qui vicino a me, qualsiasi, è un mouse di un computer. Quello che potete fare, per esempio, è tenere l'oggetto tra le mani, chiudere gli occhi e cercare proprio di dialogare con l'oggetto e chiedere, raccontami, chi è il tuo proprietario, come è fatto, che vita ha, dove ti tiene, quando ti ha comprato, se è stato un regalo, hai avuto altri proprietari prima di quest'ultimo che appunto mi ha dato questo mouse e via dicendo, ok? Oppure ve lo potreste mettere sul cuore, adesso non si vede nella telecamera, ma comunque lo appoggiate, ok? E fate lo stesso lavoro, chiedete, aspettate che prima di far danni sposto il mouse, ok?
chiedete all'oggetto, lasciate fluire le informazioni come se fosse un gioco, come se l'oggetto parlasse. Vi ricordate nello schiaccianoci appunto il soldatino che parla, la stessa identica cosa. Oppure con gli ambienti è uguale. Quante volte diciamo se queste pareti potessero parlare? Ecco, nella psicometria le pareti parlano. Voi entrate in un luogo, entrate in una chiesa, dal salumiere, a casa di un vostro amico, piuttosto che, non lo so, in una chiesa diroccata, e provate a chiedere alle pareti di parlarvi di quello che è accaduto lì, di chi ha vissuto in quei luoghi, se è accaduto qualcosa di particolare. Poteste percepire veramente tantissime cose. Quindi ricordatevi i detti popolari, se le pareti potessero parlare, aspettate che sto facendo danni con il nostro, ok. Un'altra cosa che molti sensitivi fanno è quella di mettere l'oggetto qui davanti, qui, tra le due arcate sopraccigliari, quindi in questo punto. Quindi mettete l'oggetto qui perché? Perché qui è il punto di corrispondenza dove all'interno della scatola cranica c'è la ghiandola pineale, che è assolutamente coinvolta in tutto questo. Vi ricorderete, ne abbiamo parlato l'altra volta, è la sede dell'intuito. Cartesio diceva che era la sede dell'anima, quindi è il punto dove le nostre percezioni nascono. Allora qualcuno pensa che mettendo qui l'oggetto, e funziona, per qualcuno può funzionare, mettendo qui l'oggetto al quale si sta facendo una lettura psicometrica, si ottengono delle informazioni più, quindi semplicemente mettendo l'oggetto lì. Allora vado a leggere qualche domanda. Guardate che la lettura psichica è, come dire, il primo passo per... Esatto, la Nicoletta mi viene in mente il film La profezia di Celestino. Questo è il primo passo per poter lavorare con la medianità. Non si può, come dire, accedere come dire, ad un contatto con i mondi superiori se prima non siamo abili, non abbiamo dimestichezza appunto con le letture psichiche. Perché? Perché è evidente, intanto possiamo avere dei riscontri immediati, no? Chiamate un vostro amico, una vostra amica, un figlio, chiunque, e fate subito questo lavoro. In seconda battuta, come dire, non dovete fare chissà quale lavoro di percezione, di espansione dell'energia, semplicemente andate nel sentire. E vi assicuro che può essere anche divertente, possono arrivare informazioni assolutamente, straordinarie, sorprendenti, inaspettate. Ok? Quindi provate a farlo magari già o dopo la diretta o magari da domani con un collega di lavoro, con chi volete, e mettetevi in gioco. Come si fa? Ripeto, semplicemente entrate in un sentire. Fidatevi delle vostre sensazioni, fidatevi delle immagini che possono arrivare, fidatevi di tutto ciò che vi arriva e che voi, come dire, non avete ricreato con la vostra mente. Ok? Vi chiedo se tutto questo è chiaro, perché poi da lì, come dire, ci servirà questa come base per accedere alla medianità. Molto spesso durante un contatto medianico, ve lo anticipo, il medium, nel tempo che ha a disposizione, utilizza i primi minuti proprio per fare una lettura psichica con la persona. Ma lo dice apertamente, l'importante è questo, no? Che venga dichiarato il lavoro che si sta facendo, perché se io inizio un contatto attraverso una lettura psichica della persona dicendo guarda, sento che è un periodo che ti senti così, può essere che, non so, a casa tua, può essere che tu abbia un dolore qui, eccetera, eccetera, muovo l'energia e facendo questo alzo le mie vibrazioni e quindi permetto al mio essere spirituale di dialogare poi con gli altri mondi. È un po' come se fosse l'anticamera di un contatto medianico. Bene, tutto chiarissimo, mi fa piacere, bla 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 bla. Ma con chi ci conosce sappiamo già tutto. Ok, Antonella, è evidente come dire che dovete trovare una persona di cui non sapete proprio tutto, se no diventa difficile. Bene, volevo leggere un'altra domanda. Luciana, nella lettura psichica si vedono i colori intorno alle persone. Allora, sì, assolutamente sì, e qui entriamo in un altro ambito. Quindi facendo un ripasso, adesso arrivo Luciana, facendo un ripasso abbiamo visto oggi che tutto è circondato di energia, ogni essere vivente ha i propri campi elettromagnetici, nel momento in cui questi campi elettromagnetici vengono a contatto noi possiamo appunto carpire delle informazioni, leggere delle nozioni relative alla persona che abbiamo davanti.
Tutto questo può avvenire in vari modi, vedendo le immagini, percependo le informazioni e bla 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 bla, ma può avvenire anche attraverso la visualizzazione di colori attorno alle persone. Ci sono medium sensitivi, come dire, che sono molto, come dire, avvezzi a fare questo, cioè utilizzano proprio deliberatamente, scelgono di usare i colori. Quindi i colori nei campi aurici si possono vedere, blu, giallo, verde, qualsiasi cosa. In genere si dice, ma qui poi vi dico il mio punto di vista, che ad ogni colore corrisponde magari uno stato d'animo, piuttosto che un talento, una risorsa, una paura, un limite, e di conseguenza appunto poter fare una lettura psichica attraverso questa mappatura dei colori. La mia personale esperienza, il mio personale punto di vista è leggermente diverso. Se siete chiarovisivi, se vi capita di vedere delle macchie di colore attorno alle persone, cercate di capire che cosa significano per voi quei colori lì? Vale a dire, molto spesso io alle spalle, per esempio, ho il blu, molto spesso si dice che il blu è il colore del pensiero, è il colore del relax, è il colore appunto della distensione, è il colore che porta, come dire, ad un viaggio interiore, eccetera, eccetera. Poi c'è tutto il discorso legato ai chakra, il colore, bla bla bla. Ma per quanto mi riguarda non è sempre così. Se io dovessi vedere del blu attorno ad una persona, non è che per forza devo imparare a memoria il decalogo dei colori e di conseguenza andare a fare la lettura secondo quel manuale che qualcuno ha scritto prima di me. No, personalmente, come dire, cerco di capire che cosa mi sta a significare quel blu su quella persona, cosa mi racconta. Potrebbe capitarvi di fare una lettura psichica a due persone contemporaneamente, avere lo stesso colore su entrambe le persone e avere informazioni completamente diverse. Quindi il mio invito è cercate di uscire dalle regole, dagli schemi, dai dogmi e da ciò che è preconfezionato. Il colore ha un suo significato che, come dire, si esplica nel momento in cui lo state vedendo e potrebbe significare qualsiasi cosa. Lo stesso blu sulla stessa persona 2 giorni dopo potrebbe raccontarvi altro. Quindi la mente deve essere aperta, il cuore deve essere aperto, uscite totalmente appunto dai manuali che non fanno altro che confondervi o chiudervi la mente e cercate di entrare nel sentire. Quindi i colori sono validissimi per fare questi lavori, ma vi parlano nel momento in cui stesso li vedete, colori, forme, eccetera, eccetera, eccetera. È possibile che ti arrivi un'informazione non richiesta, non voluta da qualcuno, e potrebbe essere una sensazione a pelle, certamente sì, Giovanna, certo che ti può succedere. Come può succedere? E qui so che lancio la bomba atomica, ma è giusto, come dire, già anticipare questo, come può succedere che qualche medium faccio un contatto pensando in buonissima fede di lavorare in medianità e quindi con un contatto appunto verticale con il mondo dell'oltre, con i propri cari trapassati, ma in realtà inconsapevolmente, senza volerlo, in buonissima fede sta facendo una lettura psichica. Perché se io in una lettura psichica con la persona che ho davanti posso leggere tutte le informazioni, posso anche leggere magari il nome di una persona cara a questa persona vivente che è nell'oltre, posso leggere una data, posso leggere o vedere magari un incidente, eccetera, eccetera. Allora il medium, ancora una volta, è un grande lavoro di ricerca, cosa fa? Per sapere se è medianità o no, ha due strumenti. Il primo, lo vedremo più avanti, ve lo anticipo, è lavorare con le emozioni. Il medium sente che è una vibrazione diversa. Lo sente perché c'è una partecipazione emotiva diversa, perché c'è, come dire, un coinvolgimento, proprio di pancia differente. E l'altro strumento, valido e che aiuta per riconoscere se siamo in lettura psichica o in contatto medianico è il corpo. Quando la vibrazione si alza, quando il mondo dell'oltre, noi diciamo, si avvicina, il medium inizia a percepire. È un'energia talmente forte che il medium non può rimanere fermo, impassibile. Voi potreste fare una lettura psichica veramente come se stessi lavorando in ufficio davanti al computer, perché è un'energia assolutamente fluida, naturale, umana, mettiamola così. Quando si ha a che fare invece con un contatto medianico, il medium inizia a muoversi, cambia la faccia, c'è una certa agitazione, c'è una certa partecipazione emotiva, e il contatto è completamente diverso. Ok?
torno a ripetere, vedo delle domande che esulano, i sogni premonitori, non è l'argomento della serata, io vi chiedo scusa, questa sera parliamo di lettura psichica, di psicometria e di tutto ciò che ci può aiutare a sentire l'energia di un'altra persona vivente, ok? Quindi è questo un po' che vi volevo dire. È una cosa che non faccio mai, ma proprio perché non faccio mai mi piace, come dire, condividerla con voi. Se però siete tempestivi nelle risposte, se no ho bisogno di fare altro. Quanti di voi volutamente, quindi cercando questa cosa, o magari perché arrivate in sogno o perché arrivate all'improvviso, hanno la sensazione o la certezza di aver dialogato con la propria guida, il proprio angelo, in questi giorni. Non so se mi sono spiegato, lo ripeto. Quanti di voi hanno avuto la sensazione in questi giorni, non andiamo indietro di un mese, in questi giorni di aver dialogato, di aver avuto una frase, di aver sognato la propria guida, il proprio angelo, il proprio maestro spirituale? Sia per scelta, nel senso che avete chiesto, o semplicemente perché vi è arrivata questa informazione senza deliberatamente richiederlo. Io lo sapevo. Cioè lo sapevo non perché, perché è una cosa che mi stanno dicendo. Ok, bene. Ok, Rosa, ci sei anche tu, mi fa piacere. Ok, io ho sentito, vi ho sentito, ho sentito. Ok, vedete qualche schizza di io? Allora, vi dico questo, se il collegamento regge. Ok, bene, vedete quanti io? Mi fa piacere che state scrivendo questo. Bene, siete in tanti. Io da sempre, perfetto, perfetto, perfetto. Vi dico questo perché non è una cosa che... Ci sta anche io no di Cristina, perfetto, no, no, non dico tutti, il mio era solo un sondaggio. Esatto, scusate, voglio intanto leggere, ok. Francesca Zappavigna, sì, psicometria, quella cosa che hai fatto, vedere foto di alcuni defunti e dare informazioni, sì, è psicometria. Ho sognato un uomo tutto bianco, anziano, capelli bianchi, barba bianca, non so chi fosse. Ok, vedo tanti io. Vi dico questo, non so perché chi mi conosce sa che sono molto spontaneo fino alla morte, fino a anche, come dire, magari a fare autogol, ma vi dico questo perché è qualcosa che mi hanno appena sospirato nelle orecchie, infatti vedo tantissimi io. Io credo che, questa è una mia deduzione, che sia ben chiaro, è Max che parla, non sento niente a riguardo, ma credo che, non ci vuole molto a capire che i tempi sono difficili e che insomma dobbiamo un attimo prepararci a qualcosa di importante che sta per accadere. Ma siccome l'esperienza mi insegna che quando ci sono questo tipo di informazioni, appunto qualcosa di importante sta accadendo, cercate, voi che avete risposto io, cercate di avere ulteriori risposte, ulteriori contatti, per chi non l'ha fatto provate magari a chiedere. E perché? Perché senza ombra di dubbio, ok, senza ombra di dubbio da qui a Natale c'è un evento importante che richiederà, non voglio lanciare anatemi, né tantomeno non è da me che mi conosce, quindi sono assolutamente tranquillo e sereno, però c'è qualcosa che richiederà indubbiamente un po' di fede, un po' di fiducia, un po' di speranza, mettiamola così. Niente a che vedere chiaramente con gli eventi che già sappiamo, perché non ci vuole molto a immaginare che l'aspetto economico, sociale, politico del pianeta indubbiamente è particolarmente fragile, ma non so se questo, ripeto, parlo solo per sensazione perché non mi viene detto che cosa, ma c'è qualcosa che metterà a prova, dura prova la nostra grande fede, la nostra forza di fede. Tra l'altro mi sta venendo in mente, in questi giorni che sono all'estero ho fatto dei percorsi appunto di medianità e di crescita personale con delle persone, se ricordo bene, vado a verificare poi con chi lavora con me,
Credo che sia una cosa che sia già stata detta anche in questi giorni, è una prova di fede. Correggimi se sbaglio, vero? Ho qui una persona che lavora con me, ok. Quindi non so dirvi che cosa, mi spiace essere così vago, non è molto da me, però senza ombra di dubbio vedete che queste parole avranno, come dire, un eco nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, da qui a Natale. Ok? Non c'è niente di cui aver paura perché nel momento in cui il mondo dell'oltre si manifesta, si dichiara, è anche per dire comunque siamo con voi. Ok. Ho avuto una sensazione profonda dentro, qua si è aperta la porta all'improvviso. Ok, quindi mi raccomando, come dire, dobbiamo tenere molta forza nella fede perché è importante, è molto importante stare uniti e stare ovviamente nella fede. Ho qui un signore che si chiama Franco. Ho qui un signore che si chiama Franco. Non è andato via molto tardi con l'età, scusate, ma all'improvviso vuole comunicare. Dovrebbe essere andato via. A parte non molto tempo fa, ma soprattutto per malattia. Mi date un feedback? Cioè questo Franco è un signore del nord, siamo nel nord Italia. E sicuramente cercherò di farmi capire meglio. Non so se ha avuto figli, ma sicuramente ha dei nipoti, ha avuto dei nipoti. Chi ha questo signore Franco? Chi mi dà feedback così posso andare avanti col contatto? È un signore che non è andato via anziano. Siamo insomma a 50-60 anni, ma non oltre. È un signore del nord, non sono sicuro abbia dei figli, sicuramente però ha dei nipoti. Mi date un feedback? È un signore Moro, mi si presenta a me, è scomparso il video, ok, 50 anni, ok, se mi date feedback un signore Moro, forse Ricciolino, nel senso vedo una massa di capelli abbastanza movimentata. Mi date feedback su questo signore Franco? Cristina, vedo che scrivi 50 anni, sì, però ho bisogno che ti tornino tutte le informazioni. Purtroppo i contatti così sono sempre un po' complessi, quindi ho bisogno della vostra massima collaborazione. Roberta dice tutto ma nel centro, ok, stiamo lì. Abitavo a Torino, ho due figli, due nipoti, over 60, ok, ce ne sono un po'. È andato via al nord, ma era già sud, ok, vediamo ad andare avanti con questa cosa. Questo signore. Dovrebbe avere gli occhi chiari, questo signore qua, e credo che lavorasse con il pubblico, lo vedo che ha a che fare, non so se è un'attività magari commerciale o non so che tipo di roba. Quindi questo dettaglio degli occhi chiari dovrebbe. Chiari non vuol dire necessariamente azzurri, magari sono anche nocciola, ma ha uno sguardo molto chiaro, molto luminoso, molto, non ha uno sguardo da occhio marrone scuro. Malattia un anno fa, mi date feedback su questa cosa degli occhi perché e fuma, mi dice anche che sta fumando. Adesso vedo, mi date feedback? Mi date feedback? Sì, ma di nome Francesco, si faceva chiamare Franco, se tutto corrisponde può essere che qualcuno lo chiamasse Franco, cara Ada, dimmi se tutto corrisponde. Sì, verdi si fuma, Roberta Galluzzi, azzurri morto per cancro, oddio, ok, adesso ci siamo, ok. Ok, una cosa. Questo signore ha subito delle trasfusioni di sangue, quindi per la sua malattia è stato in ospedale, ha avuto. Se non sono trasfusioni di sangue, perché mi sta facendo vedere il braccio, sono sicuramente tantissime flebo. Anche se io tenderei perché vedo del colore di un certo, cioè delle sacche di un certo colore. Mi date feedback? Visto che siete in tanti, questo signore.
che si chiama Franco e qui davanti a me fuma tante flebo. Ok, speriamo che occhi chiari celesti, 80, tantissime possibile, fumava, ok. Diana, ti torna tutto quello che stiamo dicendo? E mi puoi dire perché continua a ribattere la questione dello zio, nel senso che ha dei nipoti? Quindi voglio capire se sei tu la nipote o che senso ha perché mi parla del fatto, sì tutto, mi dici, mi chiarisci questo aspetto del perché mi parla dell'essere zio e meno dell'essere padre, e non so se non ha avuto figli, vediamo Diana, forse sei quella che ha tutte le cose, io chiedo scusa, fare i contatti così io non li amo per niente, mi metto a disposizione ma mantenere l'energia, leggere voi è una roba che mi fa. Oh, non era sposato né figli ma diversi nipoti. Benissimo. Questa però è Roberta. Ok, ma è stato anche padre. Ok, vediamo di questo signore in casa. Ed è particolare. Vi prego di, come dire, cogliere questa cosa. Ha una grande, ma grande, grande, grande libreria. Non è una libreria con qualche libro, con qualche decina, ha proprio una grande libreria. Vi prego, una grande libreria. Quindi o è appassionato di libri o ha qualcuno in casa appassionato di libri. È una grande libreria a parete. Quindi per piacere io sto cercando di arrivare alla persona. La persona devono risultare tutti con tutte le evidenze, se no non lo possiamo accettare. E credo che c'entri il mese di febbraio per la persona di cui parliamo, questo Franco, o a voi, se siete nati voi a febbraio, non lo so, però c'entra il mese di febbraio. Per piacere, datemi feedback. Una parete bianca? No, Ada, stiamo parlando di libreria, non è una parete bianca, parlo di una libreria. Sì, un grande studioso. Marisa, mi dici il mese di febbraio se a te o a questa persona c'entra? Mi dici se c'entrano le flebo, le trasfusioni, l'età, il fatto di essere zio? Bisogna che tutto corrisponda, se no questo signore qua che si sta sbracciando continua a dirmi fumava, quindi forse fumava tanto. Mi chiedo scusa, ma poi l'energia mi toglie un po' il fiato. Suo compleanno a febbraio, yes. Ok, Marisa, siamo con te, se tutto il resto corrisponde, perché sto cercando, loro lo sanno, di... Oddio, mio zio Franco, nato a febbraio. Ok, Mariella, ma tutto ti torna? Marisa, abbiamo detto tutto, anche tu Mariella, quindi abbiamo ancora un testa a testa, perché se è così, questo signore qua davanti a me, prima di farmi morire di infarto... Grande fumatore, ok. Marisa e Mariella, tutto vi torna per piacere, vi chiedo scusa, ma diventa anche per me dispendioso energeticamente sostenere il contatto e non avere, perché si va veloci nella medianità e io qui sto facendo un filo di fatica. Sì, questo sì ti torna tutto, ok. Marisa anche per te. Ok, Marisa o Mariella, anche il mese di agosto, anche il mese di agosto è importante. Ada, se ci sei anche tu con tutto, lo chiedo anche a te, anche il mese di agosto è importante. Quindi tutte le informazioni, abbiamo febbraio, mi avete detto è nato a febbraio, molto bene. Agosto, cosa è successo ad agosto? Mi dite ad agosto cosa è successo? Cioè è un mese importante, vi risuona per voi o nella vita di questo Franco? Il 26 agosto è nato il figlio maschio, il figlio di questo signore. Ok, lo posso accettare. Marisa è morta in agosto. Marisa, sono con te. Vi chiedo scusa, perché se è nato a febbraio, è morto ad agosto e i 2 mesi corrispondono, direi che c'è una corrispondenza importante. E
Marisa è una cosa. Agosto è morta mia figlia, no? La figliastra. Ok, Marisa, un'ultima cosa. Io non so dove abiti tu, però io vedo una... parlo di Marisa. Vedo una casa singola e vedo come se ci fosse un percorso per entrare in casa. Non so se si è fatto di piastrello o meno. Comunque, il terreno esterno a casa tua ha bisogno di manutenzione, che non vuol dire devo tagliare l'erba, vuol dire che c'è bisogno di intervenire su delle piastrelle, devo sistemare il terriccio, devo intervenire. Ho bisogno di sapere questo. Non so se perché è accaduto qualcosa adesso, se è un lavoro che ti stai trascinando da un po', se l'hai appena fatto, ma cosa c'è nel terreno intorno a casa tua, proprio nel giardino intorno a casa tua, Marisa Chiara. Sì, boh, ok, a posto. Allora ragazzi, chiedo scusa, a meno che siano stati fuori qualcuno di voi perché mi dice parla del terreno attorno a casa sua. Ok, siamo d'accordo? Allora abbiamo detto, ricapitolando, un uomo anche molto bravo a comunicare. Un uomo, grande libreria, Marisa dice è un grande studioso, fumava. Non so, Marisa, ripetimi se è corretto, è zio, non so se ha figli, ma sicuramente è zio perché mi parla di questi nipoti. È andato via per malattia, è un uomo, tra virgolette, giovane, 50-60 anni, è un uomo moro, ha a che fare con il nord, quindi non vedo il sud Italia e quant'altro. Poi febbraio, agosto, sì, devo sistemare, scrive Marisa, il giardino attorno a casa sua. Io non so cos'altro ho detto, però se tutte le prove corrispondono. Marisa, una domanda. Per te o per questo signore il nome Enrico, che cosa ti dice? Per te o per questo signore il nome Enrico? Credo che sia Enrico, se ho capito bene. Che cosa ti dice qualcosa? È un tuo amico, un tuo parente, qualcuno? O nella vita di Franco è qualcuno? Ti risulta questa cosa? Non sposato, non figli, zio. Perfetto, Marisa, siamo allora appunto, credo, con te. Mi dici questa cosa di Enrico, è una mia curiosità, perché voglio capire se è un'altra cosa che sta arrivando o se appunto è sempre per te. Nel frattempo è salito un calore qua che ho bisogno di fare una doccia. Era un amico in comune, perfetto, ok, that's fine. Grazie Marisa perché così almeno abbiamo fugato ogni dubbio che fosse appunto per te. Io chiedo scusa alle altre persone, ma è evidente che insomma il contatto è per una persona sola. Ok, mi sta dicendo un paio di cose, come al solito il messaggio tendenzialmente è troppo personale, quindi Marisa, come al solito, noi ci sentiamo in privato e ti scrivo, ti mando un WhatsApp, adesso vediamo come fare. Ok? Mo sono cavoli amari, nel senso che... Allora, so di entrare in un territorio molto difficile e che Dio mi assista. Io ho una bambina qui. E dico che Dio mi assista perché ovviamente parlare con i genitori è sempre molto delicata la faccenda. È una bambina, naturalmente spero che mi dica qualcosa in più perché siamo molto vaghi, ma senza ombra di dubbio ha la grande passione, so che è banale, ma inizia così questa bambina a raccontarsi per i cartoni Disney, in particolare per Bambi. Dovrebbe avere anche un pupazzo a forma di Bambi, quindi un cerbiatto. Un pupazzo intendo un peluche, per essere più chiari. Iniziamo da qui, poi vediamo se questa bambina perché... A volte sono spedite, a volte meno spedite. Chi conosce questa bambina? Vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Credo che abbia una sorella. Credo che abbia una sorellina più grande. Chi conosce questa storia? Se riuscite a essere tempestivi, se no diventa difficile anche per me.
Mi date un feedback per favore? Cioè, piuttosto scrivetemi, non mi risulta, ma ho bisogno che qualcuno mi dica qualcosa perché lavorare con l'energia e attraverso un video è molto 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 difficile, vi assicuro. Mia figlia, non mi dire nulla, fino adesso ti torna questa cosa della passione per i cartoni Disney, in particolare Bambi, e c'è un pupazzo, c'è un peluche a forma di Bambi, ho bisogno che tu mi dica di sì. Bruno Scarpa, non so, Bruno, io, ok. Bene. Ascolta un attimo, questa bambina, piano piano, piano piano, si fa sentire, è andata via per malattia, quindi non è andata via per un incidente, per altre cose strane, ed è una malattia, che brutto, vi chiedo scusa, ma lo dico. Ma perché sono certo, come dire, che sia nell'oltre, è una malattia che dentro, ha lavorato dentro. Che cosa vuol dire? È una malattia che proprio come dire, ha avuto a che fare con i suoi organi vitali, mettiamola così. Quindi, insomma, la sua vita è stata compromessa. Mia figlia è mancata 3 mesi fa, era la più piccola. Ok, Bruno Scarpa. Questa cosa della malattia ti torna, è una malattia che ha toccato gli organi vitali, ha compromesso. Ti chiedo scusa se sembro indelicato, in realtà voglio capire se sono con te, quindi perdonami se entro in questi dettagli che giuro poi tralascerò. Ho solo bisogno di sapere se hai avuto una patologia di questo tipo, che ha compromesso le funzioni vitali. Ok, la sorella, ok, mi dici questa cosa, ti prego Bruno Scarpa. Bambi no, unicorni, ok, va bene, teniamola lì come cosa, nel senso che preferisco che sia un no piuttosto che... Quindi Bruno Scarpa, mi dici questa cosa della malattia? Bruno Scarpa, non so dove siamo, ho bisogno che mi dai un feedback su come è andata via. Questa bambina mi sta raccontando che ha avuto dei problemi gravi dentro il corpicino e che hanno compromesso i suoi organi vitali. Ok? Se non mi date feedback io, cioè piuttosto ditemi no, piuttosto Bruno Scarpa e non so ancora il motivo, ok, ma è mancata per una malattia, al di là di dove avesse avuto questa origine, questa malattia, perché se no io lascio cadere il contatto e la chiudiamo qua. Ok, magari chiedo scusa se sono stato troppo diretto. La mia intenzione era offrire un'evidenza importante, però mi rendo anche conto che magari il contesto non è... facciamo così, perché per me diventa un po' tanto da sostenere questa energia perché mi sta ribollendo tutto dentro. Facciamo così, io magari Bruno Scarpa ti memorizzo e ci sentiamo in privato e vediamo se fornendoti ulteriori dettagli anche tu hai modo di... verificare di darmi riscontro o meno, visto che tendenzialmente mi stai parlando solo tu di questa bambina con la sorella che è mancata da poco, bla bla bla, potrebbe essere per te il contatto, ma non voglio sprecarlo così e soprattutto non voglio stare male perché c'è molta, sento tante cose e non mi piace fare, diciamo, liscio così su Facebook. E so che Anna ed Enrico, se mi stanno seguendo, comprenderanno un po' questa mia,
scelta, insomma. Quindi Bruno Scarpa, ci sentiamo in privato, memorizzo il tuo nome e vediamo se è per te. Ricordatevi la questione del contatto con le guide. Molto spesso, cioè molto spesso, molti di voi mi hanno detto che hanno avuto questa percezione, è mancata nel mare, non so il motivo, ok, ne parliamo allora dopo, Bruno Scarpa, perché magari mi stai rispondendo a certe cose che sto sentendo, perché io sento dentro qualcosa che ha bloccato tutte le funzioni vitali. Non so se ha a che fare con, allora a questo punto, con un annegamento, non lo so, so che dentro mi sto sentendo male, bloccato tutto, non riesco appunto a respirare, a deglutire, ho la pancia che sta esplodendo dal calore, quindi vediamo se a parte questa cosa può essere ricollegata. Se avete percepito le vostre guide, sognato, insomma tutto il discorso fatto prima, provate ancora a chiedere. Se non vi è capitato, chiedete ugualmente, perché come detto prima, da qui a Natale ci sarà un evento che metterà, tra virgolette, un po' a dura prova la nostra fede. Non spaventatevi quando ci dicono questo, è solo per il nostro bene, quindi non abbiate, non si sa se fosse cuore, indigestione, ok? Poi ne parliamo, Bruno Scarpa. E ci sentiamo, vi darò la data del prossimo mese di ottobre, dove andremo avanti con il nostro percorso, con la nostra rubrica Cose dall'altro mondo. Grazie infinite per essere stati qui. Vi chiedo scusa, devo chiudere perché adesso ho bisogno un attimo di calmarmi, perché dentro mi sta ribollendo tanto. E Bruno, ci sentiamo a parte. Un evento per tutti, ma ripeto, non preoccupatevi, non ci sono mai profezie fatali o di cui angosciati. Magari ha qualcosa a che fare con ciascuno di noi, con i nostri percorsi appunto anche di spiritualità. Grazie a tutti, vi ringrazio veramente di cuore, grazie a Focus 3.0, grazie ad Anna, grazie a Enrico, noi ci sentiamo il prossimo mese su queste pagine di Focus, continuate a seguire questo fantastico portale, buonanotte e Bruno Scarpa, giuro, giuro in giuretta, fammi riprendere un attimo perché sento veramente... Mi sento poco bene, ma tranquilli, ci vediamo appunto la prossima volta, ok? Grazie a tutti per la fiducia e per essere stati qui con me questa sera. Un abbraccio, a prestissimo. Ciao, 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 ciao.